Ciao! Allora, vi volevamo far vedere come abbiamo sistemato noi la nostra postazione, perché ha cambiato un'altra volta. Abbiamo provato già a girarlo, però era un po' buio. Allora, partiamo da qua, che è dove qua si siede Ambra. E qua mi siedo io. Allora, qua abbiamo i pennelli sporchi, che praticamente ci vanno quasi tutti. Sì. Qua mettiamo quelli puliti insieme alle spugnette, là ci sono delle spugnette e i prodotti finiti e non finiti di cui faremo il video. Poi qua abbiamo le BB cream, questa adesso non la usiamo, c'è la My Base di Essence e il primer di Mua, che è veramente pessimo. Poi qua dentro abbiamo dei dépliants, le ciglia finte e i campioncini. E di qua abbiamo Winnis per pulire gli specchi, lo specchio di Ambra e lo Scottex. Poi qua abbiamo due cassettini con gli smalti e dove dentro abbiamo... Aspettate. Qua delle una terra che è improbabile, la cifra che per adesso è troppo chiara. Poi abbiamo le spugnettine, come si chiamano? Sì. E il sangue, cioè il rosso per fare il sangue ad Halloween. Poi qua abbiamo le terre, due terre, che però adesso sto finendo un'altra. Siamo quasi. Eh sì. Questo è vuoto. Qua abbiamo i rossetti in cialda e un grossino di pupa della Puposca. Poi qua giù invece abbiamo un illuminante, un correttore che è troppo chiaro, fatto da me, e la cipria che è troppo chiara. Qua sopra abbiamo portapenne e foglietti, qua abbiamo le palette, le palettone, queste le abbiamo depottate, come sì. Si dice? E poi queste sono tutte H&M, Frolen, Slick e Neve. E poi qua quelle due di pupa, che le teniamo più che altro per ricordo. Poi quella lassù è quella di Deborah, fatta a stella. Nei cassettini qua abbiamo le microperle per le unghie, i glitter per le unghie, cotton fioc e... Le salviettine post-depilazione. Abbiamo le scatoline dei fini, due o tre pochettine. Poi, allora, qua abbiamo messo tutti i nostri gloss avanti e dietro, perché ci sembrava una postazione. Non è bellissima, però è abbastanza comoda. È molto pratica. Da una parte abbiamo tutte le tinte e poi tutti i gloss. Poi qua ci sono le set per le sopracciglia e gli illuminanti e il correttore di Ambra. Poi, le matite occhi più lunghe, il gloss che ci siamo prefissati di finire e il lip balm di Mua, che brutto. Qua teniamo tutti i pennelli con i sassolini. Si vedono i sassolini? Sì, sì, si vede arancione, verde e giallo. Poi qua dietro abbiamo il blush di Catrice che uso come ombretto, il pennellone zebrato, che però molto fashion, puccia nonostante io l'abbia lavato, il burro cacao e un rossetto di Elf. Qua abbiamo tutti i rossetti, che però non sono quelli che usiamo di più, non sono proprio i nostri preferiti, anche se li usiamo, cioè è chiaro. Poi il correttore di Ambra, le due palette del video palettiamo e l'eyeliner in gel, due eyeliner in gel neri. Qua abbiamo i blush tendenti all'arancio e qua i blush tendenti al rosa. Le matite, tutte le matite che abbiamo. Sì. Sembrano poche qua. Pinzette e mollettine. Qua abbiamo tutti gli eyeliner fatti così. Qua abbiamo i rossetti preferiti. Ne manca uno. E questo che è rimasto fuori. Poi qua ci sono gli eyeliner in stiche, il gloss piccante e le micro pagliucce. Vabbè, quelle è una molletta.
lo spazzolino per le sopracciglia, i mascara aperti e tutti i matitoni, il mio specchio, il brush cleanser fatto da noi, tre accendini che non vanno, il cestino, continuano a restare lo scotch. Il vero cambiamento è questo che aspettate, che per l'occasione abbiamo aperto la scrivania. Allora, qua sotto abbiamo le jar dove c'è la sigla rotta di Elf, che ha diviso per colore. Ah, sì. Come si vede bene. Qua abbiamo un blush troppo scuro per noi che ha lasciato la mia amica. Che marca è questa fatta così? Ditemelo. Che però è bellissimo. Le Sun Club. Due temperini con la mia crema viso, non dopo sole, no. Con l'SPF, sì. I due piegaciglio, una lametta, lo scotch, l'indelebile, le pinze e i pennellini di Shaka. Poi qua abbiamo il mio fondotinta, le cipri, insomma, qua giù, e la terra da finire. Guardate. Per finire. Cosa possiamo fare? Che non tinge niente. No, pochissimo. Poi qua abbiamo i campioncini della BB e CC Cream, tutti i correttori che maggiormente sono miei, cioè tutti miei. Sì, tranne quello di questo. Il fondotinta di Astra, pessimo, e la BB Cream che ho creato io, cioè non mixate. Cioè, non è che sia. Non c'è un gran genio. Una grande creatrice. Sì. Poi qua abbiamo le spugnette, i gloss da aprire. I gloss di Essence, la Mixing Solution, andata male, c'è cioè sì, scaduta, e tutti gli ombretti in cialda. Qua invece abbiamo tutti i pigmenti di Essence. Ah, qua sono divisi per marca, più o meno, bene o male, via. Più male che sembrano bene. Sembrano ordinate. Io sono ordinata. Sì, perché lì. Gli va dato merito, ha risistemato tutto lei, dai. È vero. Vabbè, quelli di Essence, Mua, degli ombretti che si sono rotti. Questi sono quelli di Kiko, Criolan, tutti quelli di Neve, Shaka. E questo è un mix. Un gran mix. Stavolta ce l'ho fatta. Qua abbiamo i regalini per voi, non sono molti, fortunatamente per ora. Allora, qua abbiamo tutte le basi occhio e una base labbra. I tissue come su qua, c'entravano precisi. Chiamavano. Le palettine e tutti gli ombretti in crema, eyeliner annessi. Ci piace. Ah, uno nuovo che non hanno visto. È questo di Wycon, abbiamo trovato Wycon. Ah, è vero, non l'abbiamo mai detto. Che è il numero 07 in mousse. Ah, è il soft eye shadow. E questo viola bellissimo. Ecco la luce, questo spettacolo. Sembra sia di un'edizione limitata. Sì, nuova. Era bello il blush, ma di blush basta. A lunga tenuta. Boh. È vero, dura. Poi, in fondo, è un po' inutile, però abbiamo... Tutto messo nelle scatole di Glossybox. E Beauty. Contenitori di Lush che dobbiamo portare indietro quando siamo a 5, saremo a 4, ma il quarto non so dov'è. I confezioni di MAC, i spruzzini vuoti, un prodotto che sto finendo. Qua abbiamo niente, due lecca, andate a mano. Dei pennelli che non possiamo usare perché sono veramente duri da fare schifo. Le pile finite, non so perché le teniamo. E niente. Tutto finito. Allora, io credo che sia una bella... A me piace. È una soluzione a costo zero. Una soluzione a costo zero e per due, perché poi se uno sta sulla scrivania da solo a truccarsi, è bello, la puoi riempire tutta. Solo che come l'avevamo prima, in due non ci sentava, cioè ci sentava, ma se appena tiri fuori qualcosa è un casino. Invece così arriviamo bene o male, cioè tutte e due a tutto più o meno. L'unica palla è che l'aria si deve spostare. Io mi devo spostare per quei cassetti davanti alle gambe.
Ma però niente, cioè non mi pesa per ora. No, è già un po' che l'abbiamo ormai ci ho fatto il callo. Poi sappiamo bene o male cosa usare, poi col fatto delle palette, cioè del fatto dello smaltimento delle palette, quelle sono, quindi devo aprire giusto per la base occhi. La mattina tiro fuori di tutti i correttori che servono a me e a lei, quindi so già bene o male cosa usare. Sì, e niente, secondo me è una cosa carina. Anche far vedere la propria postazione, tipo io ci impazzisco per quei video. Sì. A parte che impazzisco per quelle mega esagerate. Sì. Perché poi, ma anche quelle più modeste, ce n'è qualcuna che vedo che è da sola e ha tipo 7 mascara aperti. E io lì, ma possiamo aprirne un altro? Infatti non glieli faccio vedere mai, se no incomincia. Certo potremmo aprire qualcosa. Sì, mascara. Ma ecco, volevo chiedermi, questo è un appello? Perché tanto io faccio solo appelli, ho deciso. Sì, infatti. Vabbè, se qualcuno vuole scrivere. Di un mascara waterproof. Perché noi ci siamo accorti che di mascara waterproof non ne abbiamo più. Anche aperti, non ne è nessuno. Quindi magari, se avete un valido mascara waterproof a costo basso, veramente basso, cioè nel senso, non mi dite quello della Essence Rosa, il multi action, perché no? Ho già provato, Però anche se sono di Essence, mi dite, guarda, questo fa un bel effetto, che ne so, naturale, un effetto esagerato. Magari se mi dite anche l'effetto, tanto di cappello. Se no, vabbè, uno che per voi è veramente valido, ditemelo, cioè, un costo basso, non dico solo Essence, può essere anche fino a 5 euro, di tanto. Niente. Vi salutiamo. Abbiamo aspettato il sole. Fateci sapere. Ce l'abbiamo fatta. Facci sapere se ti è piaciuta. Spollice sì. In su se ti va. Spollice. E puoi commentare poi. Ti do il permesso, attenti perché qui. Si sembrava. Se no le picchi. Sì. Vabbè. Salutini. Ciao. Ciao.